Benvenuti a Cronache dal Sottosopra. Mi sto recando a scuola al mio caro Giordano Bruno, liceo scientifico e linguistico di Torino. E recandomi in una scuola intitolata proprio al grande filosofo Inola, mi viene da commentare una delle ultime sortite del nostro ministro degli interni, di fatto anche primo ministro ombra, neanche antombra, perché si fa sempre fotografare, o meglio si autofotografa, come un po' tutti noi facciamo in questa epoca di selfie e di social. L'ultima sparata, l'ultima dichiarazione del ministro riguarda gli insegnanti che mettono fuori dalla scuola Dio e Gesù. Questi insegnanti andrebbero, secondo Matteo Salvini, curati. Allora, al di là dell'espressione colorita, ma è tipico dei governanti che vogliono bypassare la forma per costituire un legame diretto con il popolo, usare uno slang molto molto vicino alle persone semplici, alle persone che senza fronzoli vivono e lavorano ogni giorno e che vedono dietro una lingua ben parlata, ben curata, dietro la forma, dentro le pratiche istituzionali, dei complotti o delle meschinerie o degli inganni. Parlano bene, ma ci stanno ingannando. Dunque Salvini, contro una sorta di potere della parola dei sofisti di turno, usa un linguaggio popolare, colloquiale. Parlo un po' come mangio, in modo tale che tutti mi capiscono. Allora, gli insegnanti vanno curati, come? Con gli esorcismi, perché magari hanno tradito Dio, e dunque è una cura che deve essere portata avanti in maniera appunto magico, teologico, due cose diverse, proprio l'esorcismo abbina questi due aspetti, oppure curati da una scienza della tarda modernità come la psicoanalisi, devono andare in psicoterapia perché non mettono al centro del percorso scolastico della scuola Dio e Gesù. Al di là dell'espressione appunto molto volgare, molto forte, devono essere curati, l'uscita del ministro ripropone l'annoso problema della religione cattolica a scuola, della presenza dell'insegnamento della religione cattolica, oppure semplicemente dell'educazione cattolica all'interno delle scuole. Allora, premesso che oltre a insegnare ho tre figli che frequentano le scuole di Torino, e le hanno frequentate in ogni ordine e grado ad ora dalla scuola dell'infanzia alle elementari, e tra poco andremo alla scuola secondaria di primo grado. Ebbene, premettendo questo, volevo dirvi che i miei figli non hanno mai avuto problemi a vivere tutti insieme i giorni delle feste natalizie, ad esempio pasquali. Ci si fa gli auguri, ci si coccola, c'è molta molta convivialità, ci si fa gli auguri di Natale ai bambini anche non credenti o che non sono avvicinati alla religione per scelta dei genitori, per scelta propria, penso dei genitori ovviamente, oppure i bambini di altre fedi fanno gli auguri, fanno la festa di Natale insieme, non è mai partita nessuna polemica sul presepe, sull'albero di Natale, sul crocifisso, che poi sono tutte cose molto molto anche diverse, ma nel nostro mondo abbastanza povero anche dal punto di vista delle capacità interpretative, delle festività, questa anche di storicizzarle, tutto viene messo in un unico calderone. Dunque non nasce dai bambini sicuramente alcuna polemica. Bambini sicuramente nei primi anni della scuola d'infanzia e anche prima di elementare vivono questo momento al di fuori di ogni polemica, poi crescendo probabilmente riportando alcune cose dei genitori oppure semplicemente facendosi una loro opinione possono cominciare ad intervenire in maniera polemica, ma anche nel senso positivo. Il problema è che qua la polemica è sempre sterile, no? Si vuole spellere il Natale dalle scuole.
Io questa situazione non, francamente non la vedo. Magari c'è qualche insegnante ogni tanto che, non perché impazzito, vuole, nel rispetto della storia del nostro paese, una storia sicuramente anche il cristianesimo, rivendica però che cosa? La laicità della scuola. E dunque la scuola non si mette al centro Dio e Gesù, come non si deve mettere al centro nessun'altra religione, nessun altro Dio, altrimenti diventerebbe la scuola un supermercato delle religioni. Ma si mette al centro in maniera laica lo studente, la studentessa, l'allievo, l'allieva, il bambino, la bambina, il ragazzo, la ragazza, con i propri diritti, i diritti alla crescita, i diritti allo sviluppo umano, i diritti di solidarietà, i diritti umani, nel senso ampio del termine. Dunque io mi aspetterei, non visto, ma parliamo anche di fantapolitica, ma non riguarda solo Salvini ovviamente, però in modo tale la sua scelta di essere un nazional padano è diventato, cioè, un nazional italico cristiano, per recuperare anche in maniera polemica contro gli islamisti voti di cattolici, di cristiani più conservatori, in un'ottica di cristianesimo nazionalista che ha una tradizione in Europa anche molto molto forte, che però mi sembra già un po' un allontanamento dal messaggio del cristianesimo originario di Gesù. Gesù non mi sembra un nazionalista, non mi sembra un uomo legato a dei confini, a delle patrie o a delle bandiere. C'è l'universalismo che osteggia Salvini in Gesù, c'è la globalità della cristianità in Gesù, non ci sono sicuramente le frontiere, i muri e le bandiere. Beh, probabilmente Salvini, volendo recuperare questa tradizione invece di cristianesimo più conservatore, patriottico e nazionalista, tira fuori questa polemica e, anziché parlare di bambini, bambine, di allievi, allieve al centro, parla di mettere Dio al centro della scuola. Non è Dio al centro della scuola. Non è Dio il centro dell'educazione, sono i diritti umani al centro della scuola. I diritti umani e poi sono i percorsi di apprendimento, di competenze, di conoscenze. Sarebbe stato bello un intervento di questo tipo, sarebbe stato bello forse nessun intervento. Quanto ci sarebbe un ministero dell'istruzione, ci dovrebbero essere esperti, pedagogisti, che dovrebbero dare vita a un dibattito un po' serio, non un intervento estemporaneo tra una stretta di mano e i tifosi della curva sud del Milan, tra cui un noto pregiudicato, un mangiare un piatto di lasagne, una sparata contro l'Unione Europea e una contro i migranti, e poteva lasciarsi perdere effettivamente. Invece il presenzialismo bulimico di cui soffre Salvini, che sono dei motivi che lo porterà poi comunque alla caduta, perché un presenzialismo di questo tipo, che oggi raccoglie grandi consensi, è destinato comunque a scemare, perché è vero che i cittadini hanno una propensione anche a delle leadership, ma i cittadini italiani sono i cittadini che scaricano poi anche le leadership quando si mostrano poi esageratamente, no, incompetenti, presenzialiste, quando si mostrano esageratamente appunto in ogni luogo e poi un po' sprezzanti. È caduto a Renzi, è accaduto a Berlusconi, il quale in questo è un maestro, è quasi un Highlander, un immortale. Cioè, questi personaggi sono poi caduti anche vittime di una sovraesposizione mediatica. Ebbene, tornando alla questione di questa breve mia speculazione on the road, tornando sul tema, qui nasce il problema. Il problema di uno Stato che è laico, che dovrebbe avere istituzioni laiche, ma le rinnega ogni qualvolta. La cristianità fa parte del percorso di crescita individuale e fa parte di un percorso di crescita culturale all'interno delle scuole, nel senso che la cristianità è un elemento centrale nella storia dell'Italia. E i valori della cristianità, tra cui spiccherebbe la solidarietà, fanno parte della nostra tradizione anche pedagogica, va bene? Ma fa parte della tradizione anche italiana dell'illuminismo, fa parte il mondo del lavoro, fa parte la cultura socialista, ne fa parte la cultura umanista rinascimentale, ne fa parte la cultura romana, ne fa parte la cultura greca, della Magna Grecia. Allora io direi, mettiamo la cultura al centro della scuola, Salvini, non Dio. Mettiamo la cultura, i ragazzi, l'apprendimento, la crescita, nella differenza, nel rispetto, e questo è il futuro.
Il futuro è rispetto tra diversità, costruire una comunità autenticamente democratica. Non posso costruire una comunità autentica democratica se parto da Dio e dal Dio così inteso. Qual è il Gesù che devo mettere al centro? Il Gesù armato? Il Gesù che respinge i migranti? Il Gesù che è in prima linea contro le altre religioni, quello di cui parlate, no? Questo Gesù oscurantista, il Gesù del scagliare invece la prima pietra, come contro tutti, contro, non so, le prostitute, contro i marginali, è il Gesù che va a sgomberare i posti dove vivono delle persone magari in pieno inverno, ma dobbiamo metterci anche d'accordo su quale Gesù e di quale Gesù stiamo parlando, perché Gesù vuol dire tutto, ma Gesù vuol dire anche nulla. Bisogna capire appunto di quale Gesù. No, c'è un Gesù della tolleranza, della solidarietà, c'è un Gesù del stare a fianco ai deboli, gli ultimi, che nella scuola è presente, Salvini, ogni giorno, perché gli insegnanti fanno questo di mestiere, perché gli insegnanti della scuola italiana non sono gli insegnanti di una scuola che è elitaria e fondata sul principio dei migliori vanno avanti. La nostra scuola, che cerca sempre più di valorizzare i migliori non vuol dire trasformare la scuola in luogo dei talent, la scuola dei talenti, mamma mia, spaventa, ma tutti i ragazzi hanno dei talenti, solo che la scuola più di talenti va a premiare in realtà i pochi che rispondono a essere i migliori talenti in quei campi di talenti che abbiamo scelto noi. Può essere un talento la matematica, può essere un talento il dipingere, può essere un talento il cantare, il ballare, può essere un talento il saper parlare, può essere un talento il saper riassumere, il saper leggere, il saper scrivere. Allora la scuola dei talenti dovrebbe, no, essere veramente plurale, invece così non avviene. Si fa spesso la scuola dei talenti che vuole il mercato, allora per le borse di studio che decide di dare il mercato, quell'azienda, quella fondazione, eccetera, eccetera. Dunque la scuola italiana contiene già dentro di sé molto del Gesù della tolleranza, del Gesù del stare a fianco ai marginali e agli ultimi, perché una scuola inclusiva. Inclusiva purtroppo a volte a parole quando mancano dei fondi, ma è inclusiva certamente nelle pratiche degli insegnanti, perché gli insegnanti anche senza fondi si inventano qualunque cosa pur di includere, che va dalle torte di Natale veramente alle lotterie, ai mercatini, al sovvenzionamento da parte dei genitori, al dipingere le porte, al tagliare l'erba. Tutto si fa pur di includere i ragazzi in un luogo che possa favorire il benessere, perché se c'è un luogo sano si apprende meglio se c'è un luogo scolastico fatto di apertura, dialogo, accoglienza, rispetto a un luogo di confini, di muri. Allora Salvini, la sua idea poi di società si scontra profondamente con l'idea di una scuola inclusiva democratica, che non penso sia comunque il suo obiettivo, perché una scuola dell'accoglienza mette appunto al centro i diritti umani, non parlerebbe di migranti con disprezzo. Capisco la legalità, che è fondamentale, ma la legalità deve essere costruita sui principi dei diritti umani. La legalità che nega i diritti umani per me non è la vera legalità, ce lo direbbe già un buon Socrate, il quale alla fine si obbedisce alle leggi di Atene che lo condannano a morte, ma per tutta la sua vita ha disobbedito ad alcune leggi. Ha disobbedito mettendo davanti la coscienza, poi ne ha pagato le conseguenze. Gli insegnanti che continuano a lavorare con gli ultimi magari pagheranno un domani le conseguenze, non sono tante. Ho paura che a lungo andare prevalga il conformismo anche all'interno del mondo degli insegnanti. Ma il problema, tornando ancora all'argomento sollevato, è quello di questo Dio al centro della scuola. Allora, il relativismo non è da me così tanto apprezzato, è un valore il relativismo, sicuramente, perché è contro i fondamentalismi, ma il relativismo dell'assenza di valori non è sicuramente quello portato avanti nella scuola. Noi vogliamo una scuola in cui ci sia la pluralità, e dentro la pluralità costruire della centralità di alcuni valori, tra cui c'è la solidarietà, la tolleranza, il rispetto, l'educazione. Dentro questo, che non è relativo, mettiamo i relativismi culturali, i quali però devono rispettare i diritti umani. Allora non potrò intorno al Dio cristiano costruire l'integrazione di una società che ha delle diversità, perché ci sono bambini, bambine, studenti che crescono e hanno magari posizioni atee, agnostiche, ci sono buddisti, ci sono cristiani, ci sono protestanti, ci sono evangelici, ci sono varie
religiosità, non è dunque la religiosità l'elemento centrale della scuola. Bisogna parlare della religiosità da un punto di vista storico, culturale, fare della religione un elemento di incontro e non di scontro. Perché parlare di Dio al centro della scuola? Allora, Dio e quel Dio sono davanti al Giordano Bruno, che alcuni cardinali, vescovi e prelati hanno usato per mandare a rogo i più grandi geni, i vari geni filosofici, o quelli che hanno condannato in maniera brutale Galileo Galilei, che sosteneva appunto che fosse appunto il Sole al centro dell'universo, recuperando le tesi di Copernico. Qual è il Dio? Quello della caccia alle streghe? Qual è il Dio? Quello che abbraccia, il Dio, quello della Chiesa Cattolica che passa per anche l'alleanza con il fascismo nella nostra Italia, o quello dei preti che sono opposti a questo tipo di legame chiesa, fascismo, monarchia. C'è tanto da dire e da fare, ma va fatto con l'intelligenza, non con i proclami, non con gli spot. Va fatto con l'intelligenza, la tolleranza, va fatto con l'apertura, va fatto con i diritti umani, va fatto con la lungimiranza di costruire una comunità veramente di accoglienza, altrimenti costruiamo mura. E noi non vogliamo i muri nelle scuole, noi non vogliamo i confini nelle scuole, noi vogliamo l'accoglienza, noi vogliamo insegnanti, costruire. La scuola dei diritti umani. La scuola dei diritti umani ci permette dunque di conoscere, apprendere meglio. Ripeto questo concetto, Ministro Salvini: mettere al centro Dio, nel modo in cui intende lei, significa costruire dei confini degli steccati. Noi vogliamo mettere al centro invece i diritti umani. Lo so che è un retaggio della rivoluzione magari francese, dell'illuminismo, che molti di voi osteggiate perché pensate che l'illuminismo e la rivoluzione francese siano portati tutti i mali, tra cui la globalizzazione. Questa è una lettura, anche perché mi permetto di dire, confondere la globalizzazione economica, che spesso produce danni al mercato del lavoro, che spesso produce danni alla piccola comunità, produce chiaramente un'omologazione anche consumistica, non è la stessa cosa della globalizzazione dei diritti umani. Io voglio la globalizzazione dei diritti umani. Sì, voglio i diritti dei lavoratori, dalla Cina all'Italia, dal Cile al Canada, dal Sudafrica appunto al Venezuela. Okay? Voglio la globalizzazione dei diritti delle donne, voglio che le donne non siano violentate, stuprate, emarginate, che abbiano un salario basso in tutte le parti del pianeta. Voglio la globalizzazione del diritto al gioco, la globalizzazione del diritto alla salute, voglio la globalizzazione del diritto a non finire in guerra da bambino, vorrei dire la globalizzazione della pace, perché non voglio le guerre. Queste cose sono da mettere al centro e non un Dio oscurantista, ma un Dio della pace che, in ottica appunto all'Erasmo da Rotterdam, diventa un Dio umanità. Questo va messo al centro. Lo diciamo proprio oggi in queste feste natalizie in cui noi dobbiamo recuperare che cosa? Semplicemente la parte più di apertura delle religioni, quella spiritualità che può essere poi ricondotta a una questione di coscienza. Lavoriamo sulle coscienze, non sul Dio dell'anima immortale che risuscita, un Dio padre padrone che punisce, che seleziona che cosa nell'aldilà, le anime dei buoni e dei cattivi. Cominciamo a lavorare nell'aldilà e la scuola è ben ben nell'aldilà. Cominciamo a costruire il mondo dei diritti umani nell'aldilà. Siamo in un mondo tecnologico, scientifico, dobbiamo umanizzare. Se la cristianità, se l'islamismo, se il buddismo, se tutte le religioni diversissime contribuiscono a mettere al centro l'uomo, allora ben vengano anche nella scuola in questa prospettiva. Ma non possiamo mettere nella scuola, luogo di cultura, di crescita, delle religioni che diventano motivo di separazione. La scuola è l'ultimo grande spazio pubblico in una società di mercato, in un mondo sì della globalizzazione, del mercato e del profitto delle merci. È l'unico luogo di resistenza a quella globalizzazione che mercifica le persone, ma è anche l'ultimo luogo di resistenza ai nuovi nazionalismi, ai nuovi fascismi, ai nuovi muri che si vogliono alzare. Per questo sempre la volete citare, la volete toccare, perché qua noi a scuola dobbiamo vivere tutti insieme costruendo una comunità in cui non contano le religioni, non conta il colore della pelle, non contano le idee politiche, non contano neanche il classe sociale di appartenenza. Dobbiamo costruire una reale società democratica. Non ci riusciamo, falliamo, purtroppo molti i colleghi non sono probabilmente neanche così d'accordo, ma questa è la sfida educativa. La sfida educativa è costruire un luogo di orizzontalità in cui si possa crescere nel rispetto e nella giustizia, che fanno poi sempre l'alba del mondo nuovo. Perché giustizia, libertà e uguaglianza sono le prospettive che noi dobbiamo perseguire, perché con esse possiamo emanciparci, con esse possiamo
dobbiamo essere felici, altrimenti sono gli sfruttamenti di natura, del mercato, delle religioni, della guerra, delle nazioni e dei muri. Noi non vogliamo questo, noi vogliamo una scuola dell'emancipazione e per questo noi insegnanti lotteremo. Con chi? Con gli studenti che ci staranno, con gli studenti che vorranno fare questo cammino, con tutti coloro, quegli intellettuali che spesso hanno abdicato anche il loro ruolo, che vorranno appunto raccogliere questa sfida educativa. La sfida educativa è gigantesca, è una montagna e noi abbiamo il compito di scalarla. Buone feste a tutti, buon Natale, buon solstizio d'inverno, buon festa del Dio Sole, della natura, qualunque cosa voi crediate, buon festa dell'umanità. Ci vediamo prossimamente con altri appuntamenti di cinema, di letteratura e di Così parlo Zarathustra.